Ben ritornati a tutti con un altro episodio extra di Pokémon Mystery Dungeon e Portali sull'infinito. La mattina dopo. Siamo di nuovo a casa. Yeah! Buongiorno Axiom, mettiamocela tutta anche oggi, ok? Come, ne manca una scenetta dove salutavo tutti? Probabilmente ci sarà adesso. Buongiorno Axiom, mentre tu eri via sono entrato a far parte del Team Oro. Non ti dispiace, vero? Bentornato Axiom, riaverti di nuovo tra noi è una gioia infinita. Ora potremo ricominciare la nostra avventura insieme. Quindi potremo ricominciare a fare le missioni insieme. Vuoi guardare la bacheca? Sì. Il principe dei manigoldi. Il covo di Scolipede. Cos'è? Allora, vuoi partire per la missione del covo di Scolipede, vero? Ok, allora noi dovremo ricominciare con delle missioni. Probabilmente succederà qualcos'altro. Magari non subito in questa missione, ma nelle prossime. Livello di mistero 4. Wow, ritorno più potente di prima. Al 32. Potentissimo, fortissimo. Ok, Vaporeon e KO. Il mio temibile doppio colpo. Boh, non mi fa raccogliere la roba lì. Questo è Shelgon. Ok. Bene. Noi abbiamo una missione al quarto piano, dove probabilmente dovremo sconfiggere Scolipede. Una matto magica, perfetto, mi serviva. Comunque avevo letto che tra 320 punti salirà il nostro rango da oro a quello che sarà. Quindi magari vediamo cosa succederà. Nel dungeon si verifica una strana distorsione. I nemici dormono. Non si possono usare le sfere prodigiose. Non è un problema, anzi, lo apprezzo molto. Panzer! Ok, almeno mi aumento anche nel frattempo. Dragartigli. Colonna del gelo. Deino e KO. Perfetto. Ciao ciao. C'è una porta blu. Ma porca di una miseria, ma è possibile che ogni volta che trovo queste porte non ho mai delle chiavi? Vabbè, sarà per la prossima volta quando le avrò. Dai, ancora un piano e siamo arrivati. Tanto, doppio colpo continua a salirmi. E ciò è positivo. Eccoci qua. Sembra che ci sia qualcosa al piano successivo. Vuoi proseguire? Sì. Forse, oddio, forse era un covo. Ok, prima di tutto, sfera schiva tutti. Bene. E uno è andato. L'altro pure. Pensiamo a Druddigon. Ci rimane solo Scolipede da mettere KO. E ecco che l'abbiamo fatto. Hai sconfitto Scolipede e gli altri. Complimenti. Grazie. Vuoi uscire subito dal dungeon? Sì. Fuga dal dungeon. Ok, abbiamo completato la nostra missione. Adesso ci andiamo a prendere la ricompensa. Prometto che mi comporterò bene. Grazie per avergli dato una lezione. Ecco la meritata ricompensa. 500 monete. Edera robusta. Vernice pietra. Appello sfera e 205. Oddio, 250 punti. Stupendo. Notifica. Adesso Axie e Pikachu possono evolversi.
Come faccio? Soprattutto dove trovo la pietra tuono? La mattina dopo? Buongiorno, Axiu. Mettiamocela tutta anche oggi, ok? Salvo il gioco e continuo l'avventura. Ora, sinceramente, mi sono dimenticato di documentarmi su quello che potrebbe succedere oltre al gioco, a parte il ritorno, l'evoluzione, tutte queste cose. Quindi penso che lo farò molto a breve. Cerco di scoprirlo a breve. Nella prossima parte magari vi avviso se c'è qualcosa di extra da fare o meno. Tutto intorno alla vostra casa ho fatto un bel giardino. Ci ho messo dei fiori e altre belle piante. Che? Darmi dei soldi? Ma figuriamoci, l'ho fatto solo per festeggiare il ritorno di Axio. Mi avete aiutato così tante volte che questo è il minimo che possa fare. Grazie di tutto. Vuoi dissodare un terreno? Ci pensa l'impresa Gurdur. Dipingi la casa? Wow! Come faccio a sbloccarli? Ah, mi serve della vernice. Ok. Anche con le finestre sicuramente mi serviranno. Va bene. Voglio dissodare un terreno. Voglio farlo diventare una riva fresca. Faccio un po' di cose extra che non ho ancora fatto nel frattempo. Ok. Il terreno è stato dissodato come riva fresca. Va bene, perfetto. Bene, abbiamo finito. Più tardi passa a dare un'occhiata. Serve altro? No, per il momento no. Per il momento, 70 punti per il rango successivo. Ora voglio solamente dare un po' di vitalità a questo posto, costruendo quello che possiamo. Che per farlo dobbiamo cliccare qua. Chiama Gordor. Vuoi costruire qui una struttura? Sì. Quale struttura vuoi costruire? Bacche e semi, sfere prodigiose, rigatiere. Dojo Drago. Tesori sommersi. Cos'è? Va bene. Ok, va bene, perfetto. Bello, non male, veramente. Ecco qua, la struttura è pronta. Abbiamo costruito tesori sommersi per te. Tempo fa Gurdur mi è stato d'aiuto in una faccenda di lavoro. Sentire che è tornato a fare il carpentiere è stata una gioia anche per me. Vorrà dire che ce la metterò tutta anch'io. Se hai bisogno di altro, chiamaci. Ok, e qua cosa? Scopri i preziosi segreti degli abissi. No, adesso no, non mi serve. Adesso più che altro voglio. Ma quella meloetta. La la la. Questo posto è un amore. Ti riempie il cuore di sogni e di speranza. Anche se. Manca qualcosa, sì. Manca qualcosa. Qualcosa come la musica. La musica è cuore. La musica è passione. La musica è amore. Il potere della musica è infinito. Voglio diffondere il potere della musica in questa terra di speranza. Aiutami a creare un paradiso della musica. Lo chiameremo Musica Poké Paradiso. Anche a te piace la musica, eh? Sei fenomenale. Il mio nome è Meloetta. E diffondo la gioia della musica per il mondo. Piacere di fare la tua conoscenza. Allora, sai già che cos'è la struttura Musica Poké Paradiso? Beh, ovvio che no. Come potresti? Perdonami. Quando vado su di giri tendo a fare un po' di confusione. Ora ti spiego tutto. Principe, tocca a te. La la la. Bene, diamo il via allo spettacolo. Principessa, lascia pure fare a me. Ops. Apposita la videocamera. Musica Poké Paradiso. La macchina che mette in moto i tuoi sogni. Con questa struttura potrai suonare la musica che vuoi quando vuoi. È facile da costruire, sai? Un po' di materiale per la macchina, un po' di materiale per i suoni e il cuore sincero di ognuno. Ecco cosa serve. Poi con la nostra arte costruiremo il Poké Paradiso. La musica Poké Paradiso. Consegnate alla mia principessa i materiali. Quando avremo tutto ciò che ci serve, Musica Poké Paradiso vedrà la luce. Grazie mio principe, io resterò qui a cercare altri alleati come te. Con i sogni e le speranze di tutti costruiremo Musica Poké Paradiso e allora questa terra diventerà ancora più meravigliosa. Va benissimo. E pian pianino penserò anche ai vari terreni e robe varie. Ok,
Penso che abbiamo il tempo ancora di fare una missioncina. Ah, ma tu sei... Sei Axio, forse mi sbaglio. Ma certo, sei Axio, vero? Che piacere vederti qui. Sono davvero felice. Buona fortuna con le tue prossime missioni alla costruzione del Poké Paradiso. Sì, voglio guardare la bacheca. Monte sali scendi. Proviamola. Ho bisogno di una bella lezione. In questa missione ha messo un solo Pokémon. Per favore scegli il portale missione e il membro della squadra, che ovviamente sarò io. Il portale missione è aperto, buona fortuna. Ok. In questa missione ha messo un solo Pokémon. Scegli il compagno che andrà in missione. Va bene, Axio. Parto. Va bene. Monte, sali, scendi. I bei tempi in questo dungeon con le missioni. Fate in fretta. Vuoi proseguire? Sì. Cava Est. Allora, missione. Devo andare al piano 4. Ok, piano 4. Non mi ricordavo bene il piano. Quindi, andiamo al piano 4. Dopodiché possiamo terminare l'episodio dopo aver fatto un'altra bella missioncina. Dunque, non è che sono proprio di questa forza, però una baccarancia, perfetto. Grazie per esservi fatti sconfiggere così facilmente. Va bene, allora. Dunque, voglio proseguire, sì. Oh, diamine. Voglio proseguire. Cava Ovest. Attenzione. Hai trovato Amongus. Oh, wow. Ok, va bene. Niente di più facile, devo dire. Sì, voglio uscire subito dal dungeon. Ok. E anche questa è andata. Prometto che mi comporterò bene. Grazie per avermi dato una lezione. Ecco una meritata ricompensa. 250 monete, metallo lucido, terreno ricco. Oh, per 10 punti penso che non siamo saliti, no. Porca miseriaccia. Vabbè, non è un problema. Salvo il gioco e torno al menu principale. Ragazzi, grazie per aver visto anche quest'altro episodio di Pokémon Mystery Dungeon. Spero che vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto mettete un bel mi piace, un commento, un'iscrizione e noi ci vediamo al prossimo episodio. Ciao ciao!